Saluto a tutti i lettori di HD Blog. Oggi con la recensione completa di LG Optimus G, uno smartphone che abbiamo testato negli ultimi 15 giorni e un device che ci ha stupito molto positivamente per quanto riguarda materiali, costruzione, design e usabilità di tutti i giorni. Uno smartphone che offre la piattaforma Snapdragon S4 Pro quad core da 1.5 GHz, 2 GB di memoria RAM e un hardware che è incastonato all'interno di una scocca in vetro sia nella parte posteriore sia nella parte anteriore. Uno smartphone che viene distribuito da LG in Italia dalla fine di febbraio del 2013 e che è arrivato oggi ad avere un prezzo inferiore ai 500 euro. Dunque, con circa 499 euro, ma anche meno, nei negozi online, si riesce a portare a casa un dispositivo decisamente di fascia alta che trova nel display HD un punto di forza per quanto riguarda luminosità e leggibilità al sole. La cosa che ci ha sorpreso è la fluidità con cui si muove tutta l'interfaccia anche dopo lunghe sessioni di lavoro e soprattutto dopo una giornata di utilizzo intenso. Non ci sono problemi infatti nel gestire lo smartphone in tutte le sue applicazioni, in tutte le sue opzioni, e questo è un valore aggiunto proprio che indica nella personalizzazione di LG e nel lavoro fatto da LG, che magari è anche parte dell'Optimus G, Nexus 4, essendo questo Optimus G una versione personalizzata del Nexus 4, e dunque un'ottimizzazione che probabilmente trova nella gestione del Nexus 4 precedente un punto di forza. La qualità del software di LG la si intravede da subito, sia quando andiamo a muoverci all'interno delle applicazioni proprietarie, sia quando ci muoviamo nella personalizzazione. Personalizzazione che offre, per esempio, la possibilità di fare un pinch fuori per vedere il desktop, un pinch to zoom dentro per andare a visualizzare tutte le varie schermate che sono presenti all'interno del launcher di LG, e una gestione delle cartelle che è decisamente intrigante e accattivante perché ci permette di gestire le nostre cartelle sia con diverse grandezze, la possibilità di aprirle in pop-up, sia grazie alla possibilità di modificarne per esempio i colori, i nomi e i contenuti. LG ha anche pensato a una personalizzazione più completa grazie all'utilizzo di temi e grazie anche alla personalizzazione delle icone, che possono essere personalizzate semplicemente andando a modificare attraverso la pressione prolungata un'icona, scegliendone tra alcune presenti, oppure andando a crearne una attraverso la selezione di un'immagine dalla galleria. Questo è una personalizzazione importante del launcher di LG che va a sposare alcune personalizzazioni che abbiamo visto per esempio sul nuovo launcher alternativi presenti nel Play Store. Ottima la gestione telefonica, la parte telefonica che offre tutte le varie opzioni possibili e immaginabili per gestire proprio tutti i nostri contatti. Purtroppo manca la videochiamata, però comunque si riesce tranquillamente a gestire la rete e Wi-Fi e tutte le connessioni wireless senza nessun tipo di problema. LG Optimus G è anche un device LTE. Abbiamo provato la LTE con Vodafone, l'unico operatore al momento compatibile con le reti LTE di Optimus G, più che altro nella nostra zona, in quanto è Vodafone l'unica al momento disponibile nella nostra zona con LTE, e dobbiamo dire che la velocità di download e upload è assolutamente paragonabile a quella di altri smartphone LTE. Non manca ovviamente la radio FM nella personalizzazione, e proprio la parte audio è una buona alternativa ai tanti lettori che ci sono all'interno del Play Store o di altre personalizzazioni software, in quanto è presente all'interno della confezione un paio di cuffie jack veramente ben fatte, realizzate con ottima qualità. Sono in le abbiamo usate per lungo tempo e non abbiamo mai avuto problemi di nessun tipo. Sono presenti anche i gommini ovviamente all'interno della confezione per poter modificare eventuali grandezze all'orecchio. Il tasto sul telecomando ci permette di rispondere alle chiamate e ovviamente con doppio clic possiamo anche skippare la musica. È interessante anche una piccola curiosità all'interno della personalizzazione software di LG,
che ci permette di andare a gestire la nostra chiamata in pop-up. Come vedete, quando noi per esempio entriamo in una qualsiasi applicazione, la nostra schermata home ci mostra questo pop-upino della chiamata, che può essere sempre richiamato, scusate il gioco di parole, in modo semplice e veloce. Questo è sicuramente una comodità. Sono molti altri gli aspetti software molto ben studiati da LG, dal pop-up degli SMS quando ci arriva un messaggio, alla possibilità di andare all'interno delle impostazioni e gestire tutta la parte relativa proprio agli strumenti dello smartphone, o ancora nell'area notifiche andare a gestire le applicazioni in finestra per visualizzare pagine internet, video o quant'altro, e impostare livelli di trasparenza tali da poter comunque continuare a visualizzare la nostra interazione con la schermata in basso. I 2 GB di RAM ci permettono poi di gestire senza problemi un'interazione multitasking completa, e dunque abbiamo veramente una qualità ottima del software, che a noi non ci ha mai dato nessun tipo di problema o di lag durante tutto l'utilizzo, e ripetiamo, è stato un utilizzo intenso perché lo usiamo con piacere come smartphone principale. L'unico difetto reale che possiamo annoverare tra le varie funzioni di LG Optimus G è l'impossibilità di riuscire ad arrivare con la batteria e un uso intenso a sera. Purtroppo abbiamo fatto tantissime ricariche, dunque tantissime prove, ma non siamo mai riusciti a superare le 10 ore di utilizzo intenso dello smartphone, ovviamente andando a impostare luminosità al massimo e nessun tipo di risparmio energetico. Questo ci ha impedito di rendere perfetto questo Optimus G, che ci ha convinto sotto moltissimi punti di vista, ma da un punto di vista della durata della batteria sicuramente non è il miglior smartphone al momento in commercio. Va però detto che la durata della batteria potrebbe migliorare molto con ottimizzazioni software future, anche perché quando arriviamo circa al 15% della batteria, dal 15% allo 0% possono passare veramente pochi minuti, segno che non c'è una vera ottimizzazione lato percentuale batteria. Va però detto che la luminosità del display è veramente ottima ed è un valore aggiunto importante, soprattutto quando andiamo a leggere testi e interagiamo col nostro smartphone in condizioni di luce solare esterna molto forte. In questi giorni abbiamo fatto prove molto chiare nella gestione dello smartphone con queste giornate di sole quasi estivo, e non abbiamo mai avuto problemi nella lettura di qualsiasi tipo di contenuto all'interno del nostro display. Anche se HD, il display ha una qualità e una risoluzione veramente ottima, non ci sono problemi di nessun tipo nel gestire qualsiasi contenuto, e anche se il Full HD è probabilmente un po' il live motive del 2013, il display HD non ha assolutamente nulla da invidiare a display anche di smartphone Full HD. Dunque, ottimo smartphone, prezzo inferiore ai 500 euro. Purtroppo la sua uscita sul mercato con circa 4 mesi di ritardo rispetto alla commercializzazione americana non aiutano sicuramente le vendite di LG Optimus G, soprattutto perché si parla solo di HTC One, Xperia Z e Galaxy S4. Nonostante questo, noi ci sentiamo di consigliarvi questo smartphone se dovesse piacervi e se doveste trovarlo a un prezzo interessante che vi calza meglio rispetto ai prezzi un po' esorbitanti dei top gamma del 2013 Full HD, e un device dal quale difficilmente potrete trovare reali bug o reali problemi, se non quello di una durata della batteria non troppo entusiasmante. Va però detto, in ultima analisi, che la batteria dei Optimus G in circa un'ora e mezzo riesce a ricaricarsi quasi completamente. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, da Nicola.